Maestro Maffia, riprendiamo. Dopo una piccola pausa estiva tornano le nostre serate rossiniane, penultimo appuntamento. Penultimo appuntamento che vede stasera in scena l'orchestra del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Orchestra formata prevalentemente da ragazzi e studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello. È un po' un gioiello e un fiore all'occhiello del nostro conservatorio. Direttore dell'orchestra è il maestro, il grande maestro Nicola Samale. Questa serata è anche l'occasione per ricordare che la scuola, il conservatorio, insomma, ricominciano le attività. Beh sì, stasera ci uniamo questi due istituti perché, o meglio, li uniamo in che modo? I nostri alunni del Goitre questa sera saranno ancora ospiti, quindi faranno parte del pubblico e negli occhi sicuramente leggiamo già la possibilità di farli un giorno partecipare come veri e propri, come dire, farli esibire, ecco, protagonisti appunto degli spettacoli che ci saranno. Noi ce l'auguriamo e questa, come diceva anche il maestro Fulvio Maffia, di sicuro è un appuntamento molto molto importante. Parlavo appunto con qualche ospite che mi diceva: beh, questa prima edizione organizzata molto molto bene, forse a Vallo non ha avuto un grande, da parte dei valesi ancora un grande appoggio, però io confido che negli anni, appunto tenendo aperto sempre di più questo teatro, ci si abitui ad ascoltare anche altra musica che non solo quella che si passa un po' per la radio, quella che si ascolta normalmente tutti i giorni. Quindi noi con Rossini ce l'auguriamo perché è anche uno dei compositori più eclettici, quindi tra virgolette quello tra i classici un po' meno noioso, perché un po' si spinge molto nelle composizioni che fa, nel gestire la musica, le idee compositive. Quindi speriamo che veramente questa cosa possa crescere, questo progetto possa crescere e un giorno vedere i nostri allievi dell'Istituto Musicale Goitre di Vallo della Lucania protagonisti veri di una di queste serate.